Vi parlerò della linguistica, che è una disciplina del tutto nuova per lo studente che inizia l'università. Lo studente che arriva conosce le lingue, può conoscere le letterature, ma quando incontra il corso di linguistica si chiede che cos'è la linguistica. Ve lo spiegherò con un esempio che non è il mio, ma lo prendo a prestito da un grande autore, che è il più grande autore di linguistica del Novecento. Si chiama Ferdinand de Saussure, è un francese ed era un grande maestro. Lui eh, in aula rappresentava l'idea di lingua e la spiegava attraverso degli esempi, delle metafore. Ad esempio lui utilizzava molto la metafora del gioco degli scacchi. Diceva parlare la lingua. È come fare una partita a scacchi. Questa è una bellissima metafora per intendere che quando eh, si parla di lingua noi eh, siamo alle prese con una comunicazione. Eh, dobbiamo comunicare i nostri messaggi, dobbiamo parlare di noi, dobbiamo parlare delle cose, in questo senso la nostra lingua è uno strumento. Conoscere in che modo essa si struttura è importante poi perché la nostra comunicazione sia efficace, funzioni. E dunque, come si struttura la lingua? Sempre Sussur ci dice che la lingua è un sistema. Un sistema, lo sappiamo tutti che cos'è, un sistema è un insieme di elementi che soltanto nell'unità funzionano. E immaginare che la lingua sia un sistema significa immaginare ad esempio che la lingua che è fatta di suoni all'interno della struttura linguistica, del sistema linguistico, questi suoni siano eh, organizzati non siano delle entità eh, che si muovono casualmente o che agiscono casualmente. Ci sono ad esempio suoni e suoni. Tutti sappiamo, e questo è un, uno, eh, una delle mie, eh, uno degli esempi che di più utilizzo a lezione, tutti sappiamo che, che una coppia di parole del tipo rosa e cosa è una coppia di parole che si distingue per un solo suono, un singolo elemento di queste parole determina un cambiamento di significato. Una cosa è un oggetto, una rosa è un fiore, basta sostituire una C con una R e noi cambiamo del tutto il significato. Da qui vediamo che i suoni sono molto potenti, sono capaci di modificare i significati delle, delle parole, sono capaci di costruire i significati delle parole. Prendiamo un altro esempio. Un'opposizione come rosa e rosa, pronunciato con la R francese, è allo stesso modo un'opposizione di suoni. Si tratta sempre di un elemento che modifica il proprio suono iniziale, ma in questo caso che succede? Eh, e questa modificazione non comporta una variazione di significato. Certo, quando andiamo all'estero, quando impariamo una lingua straniera, noi dobbiamo sapere che c'è una R che è tipica del francese e quindi noi dobbiamo studiare questa R francese per il valore che questa R ha all'interno della lingua. Tutto quello che sto dicendo serve a dire che i suoni compongono un sistema. Vi è un sistema eh, dell'italiano, della lingua italiana, un sistema della lingua francese, un sistema eh, delle, eh, di tutte le altre lingue. All'interno di ogni singolo sistema i suoni si organizzano per rappresentare i significati. Ci dice Sossur: la lingua è fatta di segni. Vuol dire che la lingua è fatta eh, di pezzi, sempre usando la metafora della scacchiera. Io la persona che parla con me stiamo giocando una partita di scacchi, osserviamo la scacchiera e sappiamo che i pezzi non possono essere mossi così casualmente come ci pare. No? Dobbiamo muovere questi pezzi in modo tale da rispettare le regole del gioco e in particolare vincere la partita. Rispettare le regole del gioco equivale nella lingua a conoscere le regole dei suoni, della grammatica, di quella che si chiama la sintassi, del lessico di questa lingua e vincere la partita significa avere, eh, riuscire a ottenere una comunicazione efficace, cioè riuscire a... Uh, ottenere che la persona che parla con me capisca quello che io dico e ci dice: So sure. Dunque, i segni sono dei valori, ogni segno vale di per sé. Un altro esempio: stiamo io e l'altra persona giocando la nostra partita di scacchi. A un certo punto della partita, uno dei pezzi che è la torre nera. Cade dalla scacchiera, rotola, eh, rotola sotto a un mobile, non riusciamo più a prenderlo. Significa a questo punto che non possiamo più giocare la partita? Forse, ma noi non, non vogliamo rinunciare mai alla lingua. E che cosa facciamo dunque? Prendiamo un altro pezzo, prendiamo ad esempio un, un tappo di sughero di una bottiglia e ci mettiamo d'accordo. Diciamo, eh, guarda, che da qui in poi questa è la torre nera. A quel punto potremo tranquillamente giocare la partita. Nella storia delle lingue, la linguistica si occupa anche di storia delle lingue, di come cambiano le lingue, molto spesso i pezzi vengono cambiati. Che cos'è che rende sempre funzionale la comunicazione? È l'accordo, cioè la convenzione, il fatto che noi, che stiamo giocando, Conosciamo le regole e all'interno di queste regole sappiamo a quel punto che il nuovo pezzo ne sostituisce uno che non c'è più. Eh, conoscere eh, i meccanismi eh, attraverso i quali una lingua sostituisce i suoi pezzi, attraverso i quali una lingua usa i suoi pezzi, è così parlare della lingua. I suoni cambiano nel tempo, il latino è diventato lingua italiana, lo stesso latino è diventato francese, in un'altra area è diventato spagnolo. Come è stato possibile questo? Si parla di. Eh, morte delle lingue, lingue vive, lingue morte, alcuni si interrogano e dicono ma il latino in fondo non è morto veramente perché eh, è diventato tante lingue vive e tuttavia nessuno di noi che parli oggi l'italiano e il francese capisce se non l'ha studiato il lat latino. La linguistica ci eh, recupera i percorsi delle parole, i percorsi dei singoli suoni e dei modi in cui queste, questi suoni si compongono tra loro per creare i nuovi significati, perché la linguistica si occupa anche di variazioni e di significati che vanno, vengono, tornano nelle nostre vite. Oggi siamo in una dimensione in cui la lingua ha delle modificazioni molto accelerate. In generale è difficile percepire che la lingua sta cambiando. Noi parliamo la stessa lingua che parlavamo il giorno prima, presumibilmente parleremo la stessa lingua anche domani, e tuttavia a un certo punto ci accorgiamo che il nostro modo di parlare è diverso da quello dei nostri genitori, è diversissimo da quello dei nostri nonni. Ogni. Due anni, ma anche ogni anno, i, li, eh, i linguisti che si occupano dei dizionari, che scrivono i dizionari, pubblicano le nuove edizioni dei dizionari e ci spiegano che tot migliaia di parole nuove contiene il nuovo dizionario. Da dove sono venuti questi termini e come hanno fatto a entrare nel dizionario? Anche di questo si occupa la linguistica, eh, ovvero eh, mentre cambiano... Le parole a un certo punto entrano nell'uso e, entrando nell'uso, entrano nella norma da quello che era il semplice tappo di bottiglia in cui io e l'altra persona che parla con me ci siamo messi d'accordo che sostituisse la Torre Nera in questa specifica partita. A un certo punto si decide che questo tappo di bottiglia entra nel, nella serie dei pezzi della nostra scacchiera perché non ne troviamo più uno uguale da comprare, e in questo senso però la scacchiera rimane, cioè, cioè che cosa rimane? Resta il sistema all'interno del quale noi ci muoviamo. Il linguaggio è una forma di comunicazione, eh, il linguaggio è comunicazione, la lingua verbale è soltanto una, uh, uno dei possibili linguaggi, noi conosciamo tanti linguaggi, la linguistica studia Oltre all'apprendimento della lingua, studia anche eh, i linguaggi, ad esempio, di alcune specie animali che fra loro comunicano, ma anche gli uomini possono comunicare attraverso tanti linguaggi, ci sono i linguaggi gestuali, i linguaggi visivi e, ed altri. Eh, tra, tra tanti linguaggi gli uomini hanno scelto quello verbale come linguaggio privilegiato. Eh, potevano scegliere il disegno, potevano scegliere il gesto, tutti questi linguaggi hanno manifestato delle imperfezioni, hanno manifestato delle specifiche eh, difficoltà nell'uso. La lingua verbale è quella più eh, versatile, quella che garantisce la migliore applicabilità all'interno di tutti i contesti, infatti, è utile parlando di linguistica parlare anche di contesti. La linguistica si occupa di insegnamento delle lingue e anche di come si imparano le lingue. E, cioè, eh, I programmi scolastici della scuola eh, dei nostri nonni eh, dicevano: bisogna imparare a. Scrivere come si parla e a parlare come si scrive. Un secolo almeno di linguistica, quello del Novecento, ci ha insegnato che non è così. Non si può scrivere come si parla o parlare come si scrive. Ogni contesto eh, vuole il suo linguaggio, ogni contesto vuole le parole giuste. Noi quando parliamo con i nostri amici al bar ci esprimiamo con alcuni vocaboli e non con altri. Non parliamo come libri stampati. Quando parliamo di fronte al professore, che facciamo un esame o quando uh, andiamo a parlare con il nostro preside, con il sindaco, ci esprimiamo in un altro, in un altro linguaggio, usiamo altre espressioni. La linguistica ci, ci insegna a... a Guardare alla nostra competenza comunicativa come a una somma di tante capacità, di tante piccole competenze, in modo tale da poter avere la giust, il giusto linguaggio, i giusti modi di espressione quando andiamo eh, nel, nei vari quando affronteremo tutti i vari contesti della nostra, eh, della nostra vita. Un grande. Eh, linguista, eh, presidente merito dell'Accademia della Crusca, che eh, tutti conosciamo, Francesco Sabatini, ci dice: la lingua è la vita, Tutta la nostra, tutto il nostro sapere è linguistico, tutto ciò che noi guardiamo, tutto il mondo che osserviamo, possiamo conoscerlo soltanto se abbiamo i nomi da dare agli elementi di questo mondo, conoscere anche i nomi che gli altri, le altre lingue danno agli elementi del nostro mondo serve per comunicare fra lingue diverse, eh, fra persone diverse e dunque la linguistica è lo strumento che ci consente di passare da una lingua all'altra conoscendo i meccanismi, entrando di volta in volta nei sistemi. E la lingua infine è economia. L'uomo utilizzando il linguaggio verbale ha scelto una delle forme di comunicazione che, si, che sfruttano per esistere. Gli organi articolatori che non sono nati espressamente per parlare, cioè parlare per parlare serve il fiato, si utilizza l'aria e infatti, voi vedete che mentre io parlo non riesco a respirare e se parlo troppo a lungo devo fermarmi per riprendere fiato e in questo senso. Ogni nostra modalità di comunicazione è improntata anche a un principio di economia e devo. La mia comunicazione è efficace lì dove io utilizzo il giusto equilibrio, il giusto equilibrio fra eh, le parole che uso e i significati che voglio dare, in modo tale che questi significati arrivino prontamente alla, al mio interlocutore ed attivino una comunicazione efficace. L'esempio del grande attaccabottoni è un esempio per noi tutti mh, da. Da non seguire, no? Il, no, un nostro amico attacca bottoni è quello che parla, parla, parla e non arriva mai al punto e non riesce mai a dire quello che vuole, ma questo che vuole da me non vedo l'ora di lasciarlo. La linguistica ci insegna a utilizzare i segni linguistici, le parole, le forme, in modo che siano delle vere e proprie perle, degli strumenti preziosi che ci danno la nostra occasione per inserirci nel mondo, per integrarci nella nostra società, per poter mettere in luce, in rilievo quelli che sono i nostri talenti, per poterli perfezionare, per poterli rendere sempre migliori, per poterci rendere Cittadini attivi e anche eh, sfruttare al massimo tutto quello che la nostra vita, che la nostra esistenza può darci. In questo senso, entrare all'interno dei meccanismi linguistici, poter osservare come le lingue cambiano nel tempo ma anche come le lingue cambiano nello spazio, come le lingue cambiano all'interno dei contesti comunicativi, come le lingue cambiano nelle modalità che hanno per esempio gli uomini e le donne di esprimersi, si sa che gli uomini e le donne usano modi di parlare diversi, conoscere tutti questi meccanismi è conoscere le regole del gioco, eh? conoscere queste regole del gioco della nostra partita di scacchi. Ogni giorno che noi ci svegliamo e facciamo tante cose, nella nostra, la nostra giornata è piena di attività, noi usiamo queste attività eh, anche come nostri piccoli palcoscenici. In questi palcoscenici noi per lo più parliamo, in questi palcoscenici noi eh, eh, ci esibiamo. Se, se lo possiamo fare al meglio, è certamente un mh, eh, merito della, della lingua e in particolare merito di come noi questa lingua impariamo ad usarla. Faccio un, ancora un riferimento ad un aspetto della lingua che è profondamente legato alla lingua, mh, eh, ma è difficile capire in che modo, è dalla scrittura. Ora gran parte della nostra comunicazione odierna, quella di oggi, è mediata dalla scrittura, eh, la scrittura per chat, le scritture eh, della, eh, della comunicazione mediata dal computer, la cosiddetta CNC, CMC. È una forma di scrittura che integra il parlato, è una forma di scrittura che non va sottovalutata, mentre a sei anni impariamo a scrivere, ora ehm, a 15 anni o forse prima a 12 anni impariamo una forma di espressione che è un modo di parlare attraverso la scrittura, ci esprimiamo per scritto sui social network che sono eh, i contesti comunicativi più importanti, più efficaci, eh, non sono forse i migliori, questo non sono io a doverlo dire, però certamente sono fondamentali per la nostra società odierna. La linguistica ci insegna anche il modo di osservare i meccanismi linguistici, quindi le solite regole del gioco, eh, nella loro applicazione in questi eh, nuovi media in questi nuovi eh, contesti comunicativi e in questo senso è importante eh, riconoscere alla linguistica il eh, ruolo di eh, disciplina di raccordo fra tante discipline perché conoscendo i meccanismi della lingua noi possiamo a quel punto affrontare non soltanto tutte quelle che saranno le discipline che incontreremo nel nostro percorso di studenti, ma anche tutte eh, le, eh, le sfide che la nostra vita ci presenta.